campanile, uno dei tanti campanili che sbucano tra le case a indicare una chiesa, un tempio da cui i fedeli, dopo la santa messa, si irradiano per le stradette del paese. Un paesino grazioso, ma così piccolo che il suo nome ci sfuggirebbe se non suscitasse suggestive immagini di poesia. Fontana Mora. Poche casette rustiche, quasi primitive, ma solide e accoglienti come forti e generosi sono gli animi dei loro abitanti, che un'antica tradizione lega ad una vita soffusa di patriarcale serenità. Lorenzo Delle Ani, pittore della scuola ottocentesca, trasse da questa vita, da queste genti, dalla meravigliosa natura che le circonda, ispirazione per alcune delle sue opere migliori. La fantasia dell'artista fu soprattutto colpita dalla profonda, sincera religiosità di queste popolazioni e in particolare da un avvenimento che ogni 4 anni sconvolge il sereno ritmo di vita di tutta una contrada, il pellegrinaggio al Santuario d'Europa. Di questo atto di devozione e di fede che suscita immagini di biblica memoria, egli fissò con fresca ispirazione alcuni dei momenti più salienti. Oggi come allora, i pellegrini partono di notte in piccoli gruppi per ritrovarsi in gran numero lungo le mulattiere e salire poi in lunga teoria verso il valico che li separa dalla pia meta. Il cammino è aspro, ma la fede e l'amore sorreggono il fisico e lo spirito, e all'alba lassù tra le montagne tutto parla di Dio. Lo spirito divino aleggia più vicino al cuore degli uomini e le parole del sacerdote durante la sosta giungono più diritte e sicure. Beati i mansueti perché essi possederanno la terra. Beati coloro che piangono perché saranno consolati. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati quelli che soffrono persecuzioni per causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi, quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni trista parola contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Poi il cammino riprende. Si avvicina il momento in cui i pellegrini si accosteranno al sacello della Madonna Nera. Da Europa sono saliti intanto i padri del santuario che giungono fin quassù a dare il loro benvenuto. Questo scenario fantasmagorico, lentamente la lunga colonna si snoda e scompare nella nebbia, per riapparire già in basso alle porte di Europa. Narra un'antica leggenda che un artista egiziano avesse avuto dal suo signore l'incarico di scolpire una statua della Vergine. Egli scelse un legno nero perché gli sembrò che l'umiltà non potesse essere meglio rappresentata, ma quando il signore vide la statua si infuriò
e la fece gettare in una palude, benché fosse di ottima fattura. Ogni sera, però, una luce arcana e inoffuscabile usciva da quell'acqua. Si gridò al miracolo e la statua divenne oggetto di venerazione. Ma questa è leggenda. La storia ci racconta invece che il santuario di Europa fu innalzato dallo Juvara nel 1600 per accogliere in una trionfante solennità una statua raffigurante una Madonna nera che Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli, aveva portato dall'Egitto e che per salvare dalle persecuzioni e dalle barbarie aveva nascosto tra le rocce nel sacello di Europa. Da ogni parte del mondo giungono oggi al santuario i pellegrini e vi trovano ospitalità ed assistenza e soprattutto quella pace dello spirito che è il sommo bene cui l'umanità tutta, sia pure inconsciamente, aspira. Con solennità degna della santità del luogo, le folle si approssimano al tempio. Salgono la regale scalea, in cima alla quale è il rettore che paternamente le accoglie come da secoli stabilisce il rituale. Imponente come le nude rocce dell'Alpe che la circondano, la reggia della regina ultraterrena accoglie gli osannanti e benedice la loro fede. Ed essi, prostrati a terra, chinano la fronte sulla nuda pietra. Il loro bacio è omaggio alla grande madre divina ed insieme filiale atto d'amore.